pesce prena non moriava l'amma fa. Vieni amma mercatiella da cantare un passi a rirla. Un timone che ti prende ci metti ma passi a. E la mia caro lavoro io mi metto a chiazzuma. Ma quanto vino rossa ma tutti caro buscio. Ma quanto vino rossa ma quanto prima fa. E donna, 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 donna. E donna, 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 donna. Buonasera, qui collegati da Chianche in provincia di Avellino per un ennesimo evento enogastronomico. Chianche si presenta molto bene in questo caso, molti sono gli stand presenti qui in piazza, come si può vedere dalle immagini siamo in anteprima. La quarta edizione della braceria in piazza si presenta molto bene. Apriamo con un'intervista al presidente del circolo Acli San Felice di Chianche, qui nelle immagini, Calandro Maurilio. Presidente, buonasera. Ecco, davvero un evento che ogni anno riesce a suscitare successo. Voi siete giunti alla quarta edizione, quindi significa che ogni anno avete avuto sempre degli utili, diciamo, dal punto di vista sociale, vero? Sì, difatti, buonasera a tutti innanzitutto. Prima di tutto, l'edizione della braceria in piazza nasce come prima manifestazione dal momento in cui l'ACLI è stata costituita, il circolo ACLI San Felice. E lo scopo principale è proprio stato quello di stare insieme, quindi divertirci e far divertire un po' tutti, quindi, e occupandoci anche di aspetti sociali, quindi di aiutare anche altre manifestazioni, tipo la festa del Santo Patrono che viene festeggiata il 14 gennaio, e nel 2012 abbiamo devoluto il 50% del nostro incasso ai terremotati dell'Emilia. Quindi solitamente queste associazioni non hanno scopo di lucro, e quindi l'utile della manifestazione viene devoluto e gestito per le nostre spese correnti. Bene, quindi in realtà i vostri eventi hanno un fine da un punto di vista sociale, e quindi, diciamo, vengono svolti a scopo di beneficenza, tutto sommato. Ecco, Presidente, comunque braceria in piazza, voi che cosa offrite giustamente ai visitatori? Allora, io la invito a venire presso... Facciamo innanzitutto un elenco oralmente. Ora, noi offriamo dei prodotti sicuramente genuini nella nostra terra, perché ci teniamo a promuovere il nostro territorio, e tra l'altro diamo anche la possibilità ad altri paesi di far promuovere attraverso queste iniziative i loro prodotti locali. Allora, noi che cosa offriamo? Offriamo
la carne della, che viene comunque selezionata da noi prima della braceria e in collaborazione proprio con una macelleria locale, perché ci teniamo anche molto ad aiutare le attività locali, sia di la carne di vitello che in questa edizione proponiamo con un pezzo di 450 grammi minimo, molto selezionata. Poi offriamo delle ottime salsicce che sono state selezionate da noi, poi offriamo dell'agnello locale, offriamo dell'ottimo maiale, ottima carne di suino. Ecco, tutto questo viene fatto tutto alla brace? Sì, tutto questo viene fatto alla brace, e quest'anno abbiamo introdotto anche una novità, il caciocavallo impiccato del Vallo di Diano, perché come le dicevo gemelliamo anche con altre realtà, quindi quest'anno abbiamo comunque preferito ospitare Teggiano per dare comunque anche noi questo contributo e portare avanti, diciamo, questo ulteriore prodotto che è il caciocavallo impiccato. E oltre alla montanara, che è una pizza fritta un po' locale, quindi viene solitamente cucinata bene dalle nostre cuoche che collaborano molto attentamente, e poi tanta diciamo friggitoria, che può essere patatine ed altro ancora. Quindi ecco, giustamente voi preparate all'evento e cercate di far venire visitatori qui a Chianche per conoscere anche il posto. Gli altri anni la quantità di visitatori com'è stata? Ma guardi, noi abbiamo avuto fortunatamente sempre un progressivo. Siamo partiti comunque con sempre tra le 1500 e le 2000 unità. L'anno scorso abbiamo raggiunto anche i 3000 visitatori nelle due serate, quindi ci ha dato la possibilità poi di far promuovere sempre di più. E quello che dicevo inizialmente, lo scopo essenziale nostro, quello di stare insieme, divertirci prima di tutto, perché si fanno tanti sforzi durante questa per organizzare questa manifestazione, però poi viene tutto dato come ringraziamento con il divertimento che offriamo e quello che poi vediamo che si divertono insieme a noi, perché alla fine per noi la cosa importante è sempre la comunicazione con chi partecipa alla nostra sacra, quindi ci teniamo comunque a dialogare ed avere sempre un buon confronto con tutti i nostri visitatori. Ecco, carissimi utenti, i prodotti praticamente che vengono offerti ai visitatori, come si può vedere dalle immagini e come ci ha spiegato il presidente, però c'è in realtà un ampio assortimento di carne. Ecco presidente, questa è la carne che viene arrostita, in realtà questo è un esempio del tipo di carne che viene presentata al visitatore. Prego. Certo, ci teniamo sempre comunque a dare una presentazione di quello che è il nostro prodotto, perché come le dicevo noi selezioniamo e quindi è anche per noi una soddisfazione poi far apprezzare questo prodotto. E poi diciamo, all'interno quindi c'è, come diceva lei, carne di agnello, poi troviamo dell'ottima carne di vitello, le salsicce di maiale e le costine di agnello. Poi abbiamo la pizza fritta, come si può vedere dalle immagini, giusto, che le cuoche realizzano qui a Chianche. Sì, diciamo tradizionalmente viene chiamata la montanara, è una pizza fritta con un pomodorino fresco e del parmigiano e delle foglie di basilico, che è molto gustosa, anche se molto semplice, ma è molto gustosa, molto apprezzata dai nostri visitatori. Ecco, infine abbiamo in realtà il caseificio di Mary Paolo di Teggiano, che voi state praticamente in gemellaggio, che presenta in realtà il caciocavallo impiccato. Esatto, quindi come le dicevo, oltre ai nostri prodotti locali ci teniamo comunque a rafforzare sempre di più un gemellaggio con altri paesi al fine poi di collaborare sempre con iniziative nello stare insieme. Ecco, qui giustamente sul tavolo ci sono le bottiglie di vino, siamo qui nell'Irpinia, in pratica voi questa sera presentate tutti questi tipi di vino? Sì, noi la quarta braceria, come anche le precedenti, abbiamo le due cantine che ci sponsorizzano, le Otto Terre, dove diciamo è la cantina che dove raccoglie la maggior parte dei produttori del greco di Tufo. Poi troviamo la cantina Montesole, che tra l'altro è anche presente in particolare negli ultimi anni nei nostri vigneti.
e vediamo anche l'ultima edizione quest'anno della nuova bottiglia del Greco Titufo Riesci, con la raffigurazione del Duca di San Donato, che è un duca che comunque è molto famoso in Chianche. Ecco, giustamente voi avete preferito come qualità di vino il Greco Titufo perché in questa zona va di moda, giusto? Eh sì, oltre che una moda è la zona di produzione del Greco Titufo, perché Chianche rientra nel paese del Greco Titufo DOCG. Siamo qui in piazza Chianche, come si può vedere dalle immagini, ancora a mezzanotte i turisti e i visitatori continuano a mangiare la carne di brace di Chianche. Siamo qui con alcuni visitatori sempre dell'evento che sono di origine di Chianche. Ecco, Iannuzzi, alla fine praticamente questa rappresenta la storia di Chianchi, Riesci, Greco Titufo. Ecco la storia di Riesci qual è? La storia di Riesci è semplice: a Chianche c'è una leggenda per cui tutti quanti i chianchesi sono longevi e fortunati, e quando tu chiedi a un chianchese ma per quale motivo a Chianche si vive così a lungo e siete tutti quanti felici, la risposta è semplice: perché noi beviamo l'acqua di una fonte. Noi abbiamo a Chianche una fonte che si chiama Greci. Allora, se tu bevi l'acqua di questa fonte, hai tanta fortuna. Il fatto è che se tu vieni a Chianche e dici dove sta la fonte di Greci, non ti capisce nessuno, perché noi a Chianche la chiamiamo Rieci. Allora noi abbiamo dedicato questa bottiglia a questa fonte dell'eterna giovinezza. Ecco, infatti praticamente qui c'è Rieci in pratica. Allora, in realtà la fontana di Greci, scusi un attimo, la fontana, come ha detto lei, la sorgente. Di, si chiama Greci in italiano, però voi la chiamate Riesci in dialetto in pratica, giusto? Perfetto, è qui. E qui praticamente questa è la storia di Chianche. Questa bottiglia qua sintetizza la storia di Chianche. Questo qua è il Duca di San Donato e noi l'abbiamo rappresentato con un'icona che è la foto, diciamo, il ritratto del Duca di San Donato, e ha degli elementi di simbologia. L'elemento che divide il titolo della bottiglia dalla rappresentazione iconica si chiama confine greco. La bottiglia sul retro è strutturata in modo da avere un termometro a nanotecnologie che dà la temperatura della bottiglia in tempo reale. La bottiglia è equipaggiata con un Nomacork, che è un tappo 100% biologico da canna da zucchero. Ha un'applicazione dedicata per cui l'accesso è possibile soltanto con un codice seriale, perché ogni bottiglia è numerata. La bottiglia è introdotta con una fiaba di Fedro in latino, e tutta quanta la storia della bottiglia e del comune è scritta in latino. Allora, il fatto, mi scusi un attimo, sì, la parte inferiore in pratica è scritta in Braille, quindi Greco Titufo è scritta in Braille in rilievo, ed è stata prodotta in Toscana, e su questa storiella è rappresentato un po' tutto quanto il segreto della fortuna di Chianche. Le volevo chiedere, ma questa fonte viene bevuta soltanto da voi in pratica? Soltanto dai chianchesi. Questo già è stato ripreso in un primo momento, abbiamo due immagini sia di giorno che di notte al Duca di San Donato. Questa praticamente è l'acqua, in effetti, appunto di Riesci, come viene chiamata, è la fonte. Aspetti un secondo, prego. Funziona soltanto se si arriva alla fonte. Cioè, il problema è se si arriva alla fonte. Questa fontana non è la fonte? Questa fontana parte dalla fonte, però diciamo perde per strada tutte quante quelle caratteristiche che la rendono unica. Cioè, bere l'acqua dei Rieci è una prerogativa esclusiva degli anchesi. Bisogna arrivare alla fonte, come tutte quante le cose. Ho capito, quindi qui non ci troviamo alla fonte vera e propria, questa è la fontana del paese in pratica, che non è in realtà la fonte originale. Perché passa? Perché quest'acqua passa in una zona completamente incontaminata, un posto fantastico, che ci abbiamo soltanto a Chianche. Ed è oltre il luogo comune, cioè Riesci, lì abbiamo anche l'avvocato Grillo, che è una delle memorie storiche del comune, e noi abbiamo una prerogativa unica e esclusiva. Che praticamente voi siete un popolo felice. Cioè una... Il tempo si è fermato, a Chianche il tempo si è fermato. Quando tu vieni a Chianche e fai una passeggiata per il paese, ti dimentichi di tutto, i telefonini non funzionano, sei in un'altra dimensione, in un'altra epoca. Chianche è un posto esclusivo, un posto che non è per tutti.
Noi abbiamo dei siti fantastici, favolosi. Siamo a quattro passi da Benevento, vicinissimi ad Avellino, e abbiamo un territorio incontaminato, ma soprattutto pieno di ispirazione. A Chianche non ce n'è per nessuno. Questo ci ha consentito di fare la bottiglia. Questa bottiglia l'abbiamo allevata in vigneti autoctoni, abbiamo utilizzato le tecnologie più esclusive di tipo naturale, abbiamo utilizzato gli insetti antagonisti per tenere basso il livello di agrofarmaci. È una bottiglia estremamente costosa, ma Chianche non è per tutti. I visitatori possono acquistare i relativi biglietti per poter gustare i prodotti, vero Presidente? Sì, sì, qui abbiamo come può vedere la biglietteria, dove sono suddivisi con il vario menu di questa edizione, e possiamo trovare anche un membro del direttivo dell'ACLI, la signora Lina, che è sempre molto presente in queste edizioni. Ecco, carissimi utenti, qui in realtà si prepara la montanara. Come si può vedere dalle immagini, ci sono tantissime forme che poi sono piccole ma poi diventeranno grandi. Vedete come la cuoca in realtà riesce, un'esperta del mestiere, riesce in realtà ad allargare la pizza e poi a lanciarla nell'olio fritto. Poi avremo la cosiddetta pizza montanara. Questo in realtà è lo stand che riguarda appunto le bibite che vanno dai vini rosso e bianco, all'acqua, alla Coca-Cola, alla bottiglia di Greco di tufo. Presidente, ancora una volta voi puntate molto sulle bibite, vero? Sì, puntiamo sulle bibite perché, diciamo, oltre, come le dicevo, di far conoscere comunque i prodotti nostri locali, il Greco di tufo, e quindi bisogna promuoverlo, e poi ci sono comunque le bibite che sono importanti comunque anche per i giovani, le bibite come... Sì, le bibite analcoliche sicuramente per i giovani sono comunque di consumo sulle patatine o su altri prodotti. Carissimi utenti, siamo davanti allo stand dei dolci, vedete? Davvero molto gradevole, ci sono oltre 10 pietanze, 10-12 pietanze di dolci, davvero prodotti molto gustosi, quindi c'è una varietà di dolci dove i visitatori possono gustare qualunque tipo di prodotto. Presidente, quale dolce in pratica viene presentato questa sera? Allora, il dolce che è comunque molto più importante e di tradizione è la zeppola. Quindi la zeppola è sempre uno dei dolci locali che viene apprezzato di più, proprio perché rientra nella nostra tradizione. Poi ovviamente le nostre massaie ci tengono con cura a presentare tutti i dolci, partendo dalle crostate fino ad arrivare comunque anche a dolci più attuali, che possono essere di cioccolato o di cocco o di frutta, quindi che non rientrano nelle nostre tradizioni ma si sono ben adattate alle nostre realtà. Allora, nell'elenco abbiamo in realtà due torte di ricotta, ecco la prima, poi abbiamo la caprese al suo fianco, poi abbiamo la Kinder Delice, come si può vedere dalle immagini, abbiamo di nuovo la torta di ricotta, pan di Spagna al cioccolato, come si può vedere dalle immagini, tronchetto con cioccolato e cocco, crudel di mele, ecco, abbiamo la crostata al cioccolato, la crostata al limone, e abbiamo inoltre un tiramisù a pasta a sfoglia. Utenti, questo appunto è il reparto distribuzione, cioè dove si distribuiscono in pratica i prodotti. Quindi abbiamo qui, si distribuisce, dove c'è questa signora, il panino con la salsiccia, le costine di agnello paesano. Ecco signora, buonasera, lei questa sera cosa prenderà? Sto prendendo la bistecca di maiale e quello di agnello. Bene, ecco signora, mi scusi un attimo, lei giustamente è venuta qui all'evento per provare la carne alla brace, che è difficile cucinare in casa, vero? Infatti, è vero, perché dobbiamo accendere il fuoco e quindi è un poco problematico. Bene, quindi giustamente, ma si viene anche per provare in realtà un prodotto genuino. Genuino, certo, è tutta roba paesana, quindi... Ecco, lei da dove viene signora? Mi scusi. Benevento. Bene, ha scelto Chianche questa sera tra tante sagre, perché? Perché ha scelto? Perché è tutto naturale, è tutto buono. Poi si respira... Oh. Poi c'è l'aria buona. Siamo con un altro visitatore, buonasera. Buonasera, salve, lei da dove viene? Benevento. Ecco, questa sera cosa prenoterà come prodotto? Sto aspettando delle bistecche di vitello. Bistecca di vitello, a lei piace molto la bistecca di vitello? Sì, soprattutto a queste parti che la carne è buona. Ecco, lei ha scelto Chianche proprio per questo motivo in pratica?
Non solo, anche per avere un po' più di fresco, perché in città in questi giorni si sta molto male. Ecco, tra tanti comunque eventi enogastronomici ha scelto Chianche perché? È un paese che mi piace molto, a parte che ho anche tanti amici qua. Ecco, vedete che c'è il pubblico delle grandi occasioni qui a Chianche. Ecco, lei da dove viene? Salleucio del Sannio. Come mai ha scelto Chianche questa sera? Ah, ci piace andare spesso per queste sagre. Bene, ecco, buonasera. Lei cosa prenoterà questa sera? La carne all'agnello? Sì, sì, senz'altro. È una bistecca di maiale, probabilmente. Lei da dove viene? Alleucio. Perfetto, lei invece cosa prenoterà questa sera? Tutto, tutto il tipo di panini. Ecco, lei da dove viene? Da Salleucio, lo stesso. Benissimo, abbiamo un pubblico veramente folto, come si può vedere dalle immagini. Un pubblico che in realtà segue con attenzione l'enogastronomia. Signora, buonasera. Ecco, lei da dove viene, mi scusi? Io sono di Chianche. Bene, bene, vabbè, di Chianche, ma lei questa sera cosa proverà, cosa assaggerà? Un po' di tutto. Bene, secondo lei questa è carne davvero genuina? Certamente. Perfetto, ecco, signora, buonasera. Lei cosa prenoterà questa sera? Le pizzette. Lei da dove viene? Da Chianche. Bene, ecco, buonasera ancora il pubblico qui presente. Salve, questa sera lei cosa prenoterà? Non lo so ancora, mo vediamo. Ecco, lei da dove viene? Da Bagnara, Sant'Angelo. Benissimo, volevo chiederle, giustamente questa è carne alla brace, una carne che in realtà non si mangia quotidianamente. Cosa si attende da questa pietanza? Ma penso che sarà buona. Ok. Siamo tanti visitatori, buonasera, lei cosa sta prenotando? Panino con salsiccia. Bene, lei da dove viene? Chianche. Perfetto, vedete il panino con la salsiccia che viene subito distribuito dall'elegante chef qui nelle immagini. Tre panini con la salsiccia. Ecco, tre panini con la salsiccia, si prenota, lei da dove viene? Noi veniamo da una frazione qui vicino di Sant'Angelo a Cupola. Bene, ecco, come mai avete scelto Chianche questa sera per la carne alla brace, giusto? Per la carne alla brace, poi abbiamo anche diciamo i parenti diciamo di mia moglie che sono di Chianche. In realtà quotidianamente questa carne non si può provare a tavola, secondo alcuni intervistatori che io ho intervistato. Insomma. Non si può trovare a tavola? Non si può mangiare a tavola quotidianamente, no? Giusto? A un livello diverso questo tipo di carne. Sì, un livello diverso. Benissimo. Cosa ne pensa lei signora della carne alla brace? Buona. Perfetto, bene, bene. Qui dietro le quinte... Ecco, signora, come sta andando? Tutto bene? Ecco, perfetto. Buonasera. Ecco, lei in realtà questa sera sta cercando, che in realtà prenotando cosa? Cosa? Scusi? Sì, sì, ho bistecca di vitello e maiale. E qua... Ecco, lei da dove viene? Benevento, Benevento. Me ha scelto Chianche. Vabbè, conosciamo già la zona, però ci abitano i miei cognati. Benissimo, questa carne di Chianche dicono che è veramente naturale, genuina, ha un altro livello di ristorazione, ma a un livello altissimo. La devo ancora assaggiare. Buonasera, siamo qui con alcuni visitatori, siamo qui a Chianche, hanno già provato la carne. Buonasera, lei cosa ha provato in questo momento? Salsiccia. La salsiccia, ecco, com'è stata la salsiccia alla brace? Buona, buona. Bene, lei da dove viene? Sono di qua, di già. Benissimo, lei sta provando anche il vino. Abbiamo un altro tavolo, buonasera. Qui nelle immagini stanno mangiando appunto la carne alla brace. Come si può vedere, cosa sta mangiando l'agnello? Prego. Prego, lei cosa sta mangiando? A me è maiale, è maiale. Ecco, la carne di maiale. È ottima, sì, sì, è buonissima. Buonissima. Bene, intervistiamo altri visitatori. Ecco, buonasera. Ecco, buonasera, ecco, lei da dove viene, mi scusi? Benevento. Benissimo, ha scelto Chianche per mangiare questa carne. Lei sta mangiando che tipo di carne? Bistecca di vitello. Bistecca di vitello, come questa bistecca? Ottima. Ecco, come mai ha scelto Chianche? È un bel paesino. Le piace molto in pratica? Certo. Cosa le attira di Chianche in effetti? L'aria buona, il cibo naturale? Però. Esatto. Perfetto, per lei pure sta mangiando bistecca di vitello, come questa bistecca? La stiamo gustando appena, ma troppo buona. Ecco, diciamo, qual è la differenza con la bistecca di casa? No, è un altro livello proprio. Un livello culinario diverso.
Non ha paragone, solo col palato si può provare. Ok, lei da dove viene? Veramente. Come mai avete scelto Chianche? Ecco, per l'aria buona che si respira, stare un po'... in compagnia. Carissimi utenti, siamo sempre qui in piazza Chianche, il tutto esaurito per un evento che ha riscosso grosso successo, come si può vedere dalle immagini, migliaia di visitatori. Siamo qui con il presidente della Proloco di Chianche. Presidente, davvero un successo qui a Chianche, che ha un nome storico, vero? Sì, Chianche viene da planca, che sono le pietre romane, le plancelle, oppure anche da, qualcuno dice che è stata fondata da Quinzio Planco, luogotenente di Cesare. Tanto è vero che io mi sono trovato a Lioni in Francia, e quindi attraverso la guida ho saputo che Lione è stata fondata nel 44 avanti Cristo da Planco. Datosi che subito dopo è venuto a Benevento con le truppe romane, si presume che lui sia stato qui intorno alla, diciamo, a questo territorio, e quindi è verosimile che Chianche sia stata fondata da Planco. Ecco, in realtà voi come Proloco vi occupate della parte storico-culturale, vero? Giusto? Per quanto riguarda gli eventi, vero? Certo. Sì, certamente, noi ci occupiamo della parte culturale, tanto è vero che abbiamo festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia attraverso San Biasio San Severino, duca di Santonato, che è stato l'ultimo proprietario del castello ducale di Chianche. E quindi abbiamo festeggiato il 28 di giugno a San Pietro Irpino il cardinale Filomarino, che è nato qui nella zona di Planca nel 1583 ed è morto a Napoli nel 1666. Siamo qui con altri visitatori, buonasera, che stanno provando i dolci, hanno provato il vino, ecco, il greco di tufo. Molto buono, molto buono. Perfetto. Ecco, lei da dove viene? Da Rocca Piemonte, provincia di Salerno. Ecco, abbiamo trovato un visitatore proveniente da Rocca Piemonte. Come mai lei ha scelto che anche in provincia di Avellino? Siamo venuti ad Avellino e abbiamo visto che c'era questa manifestazione, siamo venuti perché apprezziamo molto le manifestazioni che si fanno in provincia di Avellino, in questi paesini, questi borghi, e quindi veniamo sempre. Ecco, che tipo di carne le ha gustato? Tutte. Abbiamo gradito di più l'agnello, però abbiamo assaggiato tutto. Ecco, com'è il sapore secondo lei rispetto a quello di casa, quello che lei mangia quotidianamente? Ma sicuramente anche dovuto al posto, all'atmosfera e tutto quanto è eccezionale. Facciamo i complimenti a chi ha organizzato e niente. Perfetto, ecco signora, lei con una casalinga, secondo lei com'è stato in realtà la carne alla brace di Chianche? Molto molto buona, come mio marito ha apprezzato di più quella di agnello, probabilmente perché si sente più un pochino l'erba, quello che mangia insomma l'agnello, sarà un prodotto tipico del posto, e quindi penso che sia proprio una bella sagra. Abbiamo apprezzato anche il caciocavallo del posto, sì, l'abbiamo apprezzato molto perché è molto buono. E anche il vino, questo Aglianico, che poi abbiamo provato anche all'Aglianico, per noi risulta molto molto buono. Grazie. Ed ecco che si gusta la carne alla brace di Chianche. Qui nelle immagini vedete come i visitatori sono impegnati in questo momento a gustare la vera carne di agnello, la vera carne di brace di Chianche. Sì, mi scusi. Ah no, volevo sapere appunto da lei, l'ha provata alla fine la carne, no? Ed è buonissima, come le avevo già detto prima. Qual è la differenza in realtà con la carne quotidiana che lei mangia, insomma? Ah, questo c'è il gusto del paesano sicuramente. Guarda, è buona, è buona. Quindi un livello, c'è una comparazione, non si può fare? No, è una carne sicuramente più frollata, è più paesana. Mira. Voi avete provato la carne di agnello, la carne alla brace? Avete provato? Sì. Com'è stata? Buona. Ecco, lei da dove viene? Da Benevento. Da Benevento, bene. Benissimo, signora, com'è stata quindi la carne? Ottima? Ottima, sì, è stata buonissima. Ah, buonasera, ecco, voi avete provato la carne alla brace, cosa ha provato lei? La salsiccia. La salsiccia. Com'è stata la salsiccia? Buona, buona. Ecco, lei da dove viene?
Benevento. Benevento Chianche, perché? Abbiamo provato, abbiamo visto i manifesti e siamo venuti. Beh, c'erano anche altre sagre, voi avete scelto Chianche, c'è una motivazione? No, non ci siamo mai venuti. E quindi... Comunque è stato un bel impatto. Sì, 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 sì. Perfetto, lei invece cosa ha provato? La bistecca. Com'è stata la bistecca? Abbastanza bene, buona. Quindi lei non è stato mai a Chianche praticamente? No. Qual è stato l'impatto? È un bel paesino. Abbiamo altri visitatori qui che in realtà stanno provando la carne o l'hanno terminata. Buonasera, com'è stata alla fine la carne? La carne è stata alla brace. Il caciocavallo è stato eccezionale, ma noi non siamo visitatori, noi siamo del posto. Vabbè, non è un problema. Non è un problema. Alla fine quindi si è trovato molto bene. Attualmente lei sta provando la bistecca, vero? Bistecca di maiale. Com'è stata? È ottima, è buonissima. Bene. Ecco, ci sono anche i visitatori che stanno prenotando in questo momento. Cosa avete prenotato in questo momento? Prego. Un panino con la salsiccia, una montanara e della birra. Bene, lei da dove viene? Napoli. Bene, avete scelto Chianche perché? No, in verità mi ci ha portato la mia ragazza. Che ha scelto in pratica? Panino con salsiccia, vero? Ecco, lei viene da Ceppaloni, come mai ha scelto Chianche questa sera? Carne alla brace. Niente, è interessante, è piacevole venire qua sopra, aria fresca, aria genuina, aria buona. Comunque lei si trova tra visitatori di Napoli, anche visitatori provenienti da Salerno, quindi sì, esatto, che gli intervistati hanno sostenuto che in realtà questo tipo di carne è un livello molto diverso rispetto ad altri tipi di carne. Cosa ne pensa lei? Penso che lei conferma. Mo vediamo, speriamo. Vediamo innanzitutto un assaggio praticamente al panino con la carne e quindi lei dovrebbe confermare la stessa cosa. L'assaggio, intanto lei continua a masticare, vada tranquillo, poi ci dà una risposta tra qualche minuto. Vediamo un attimo il cittadino di Ceppaloni che sta mangiando in questo momento il panino con la salsiccia, ci dà la sua risposta, ci conferma il lato positivo. Allora, è buono, è buono. È di ottima qualità. Allora, vediamo la signora, prego, anche di Ceppaloni lei. Ecco, vediamo, provi il panino con la salsiccia, prego. Allora, buona. È buonissima, ottima, grazie. È ottimo livello. Sì, sì. Ci sono altri visitatori che in realtà stanno cercando di acquistare. Buonasera. Ecco, lei cosa sta cercando di acquistare in questo? Un panino con le salsicce. Bene, bene. Ecco, volevo chiedere, lei da dove viene? Da Bagnara, un paesino qua vicino. Ecco, deve giustamente verificare. Perché ha scelto Chianche questa sera? È perché è un paesino veramente bello e storico e c'ha un ottimo paesaggio. Bene, ed ecco che in questo momento viene offerta al visitatore la salsiccia alla brace, come si può vedere dalle immagini, è quasi tutto cotto. Altri visitatori, ecco, buonasera, mi scusi, lei da dove viene? Da Benevento. Ecco, ha scelto questa sera Chianche per la carne alla brace, giusto? Giusto. Ecco, cosa si attende da questo sapore della carne? Glielo posso dire dopo. Benissimo, signora, invece lei cosa si attende? Visto che qui si presenta bistecca di maiale, vitello, voi cosa avete scelto? La bistecca? No, salsiccia con panino. Bene, bene. Cosa si attende lei da questa pietanza? Ma spero che sia ottima. Altrimenti. Ecco, il cittadino, prego, di Bagnara, prova panino con la salsiccia. Come questo panino con la salsiccia? Ottimo, non avevo dubbi. Okay. Altri visitatori, buonasera, ecco, lei sta prenotando in questo momento sempre panino con salsiccia, vero? Già ho assaggiato la bistecca di maiale, ottima, ottima. Adesso voglio assaggiare la salsiccia. Benissimo, bene. Lei viene da? Da Chianche, sono. Allora, abbiamo il visitatore che ha terminato di gustare tutta la carne arrostita di Chianche. Alla fine, com'è stato il prodotto? Buono. Ecco, lei da dove viene? Sono indigeno. Perfetto. Voglio dire, in un certo senso lei conferma la positività di questa carne alla brace di Chianche. Ci ritornerebbe il prossimo anno alla quinta edizione? Certo, sperando di esserci. Qui altre signore che stanno gustando la carne. Com'è stata alla fine? Le ha mangiato la bistecca, vero? Di maiale. Bene, com'è stato il prodotto? Buonissima, buona. Sì. Perfetto. Lei di dove viene? Da Benevento. Ecco, adesso in questo momento lei ha gustato quale tipo di vino, prego? Italianico, Otto Terre. Com'è stato? È tosta. Cioè, buono praticamente. La carne com'è stata la prima? No, era perfetto.
sera, siamo ancora con i visitatori che hanno già mangiato e provato la carne, è stata buona, adesso stanno provando cosa, prego? Dei contorni di stagione. Come sono? Buoni. Ecco, ci sono diversi prodotti, pomodorini. Pomodorini, melanzane, sott'olio. Per lei come sta andando questa serata? Ottima, ottima, ritorneremo il prossimo anno. Bene, bene, ed ecco che ci avviciniamo ad un tavolo dove troviamo in realtà la montanara. Ecco, può provare un attimo questa montanara, prego? Prego, 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 prego. Com'è questa montanara? Buona, scusa. Buona, buona. Da dove viene lei? Da dove viene? Da lì. Da Chianchetelle, in pratica, bene, la frazione di Chianche. Ecco, anche la ragazza prova la montanara. Buona, buona. Bene. A questo tavolo abbiamo il macellaio che ha fornito la carne per... Ah, benissimo, ecco appunto il macellaio che ha fornito la carne. Lei come si chiama, prego? Presentiamo la macellaio. Oliviero Elio. Oliviero Elio. Bene, ecco, lei ha fornito questa carne, ci può dire in effetti, effettivamente. Allora, quelli che ho intervistato hanno sostenuto che questa carne è di un altro livello, in pratica. Forza. La provenienza da Campobasso, macellazione Vitulano. Quindi è proprio genuina. Benissimo, ecco, quindi lei ci sa lavorare con la carne, vero? Sì, sì, qualche cosa. Quindi lei agnello, salsiccia, bistecca, ha prodotto tutto lei? Sì, sì, tutto così. La macelleria è Chianchetelle. È vicino. Quindi la macelleria è nella frazione Chianchetelle, benissimo. Io ringrazio il macellaio, il beccaio di Chianchetelle nel comune di Chianche per aver rilasciato questa sua opinione. Buonasera. Ecco, adesso mangiando panina con melanzane, ketchup e maionese. Allora, stiamo dicendo, lei da dove viene? Chianche, vicino alla macelleria. Chianche. Chianche. Bene, bene. Ecco, comunque si trova bene qui. Secondo lei l'aria naturale e il prodotto genuino fanno incrementare la vita dell'uomo? Certo, sì. Confermiamo il fatto, poi ci sono molti di Benevento, città, quindi in realtà confermiamo il fatto che questo è un evento che attrae il visitatore in quanto ci si mangia carne genuina. Quindi secondo lei la carne che mangiate è genuina, è vero? Certo, sì, è molto genuino, sia la carne, sia tutte le verdure che fanno, i pomodori... E le melanzane sott'olio e tutti. Allora, un'altra domanda, il vino com'è stato? Il vino è buonissimo, se ci fai un'inquadratura al primo piano, Montesole, Aglianico, Campania, indicazione geografica tipica, che è buonissimo, è un vino rosso ottimo sulla carne. Allora, siamo qui con una visitatrice proveniente da dove, prego? Di Torrioni, provincia di Avellino, un paesino qui vicino. Ecco, lei è presente a Chianche, la carne alla brace ha indotto lei a venire qui? Sì, sì, infatti a dire la verità anche per il caciocavallo impiccato, che è una cosa che sta andando molto, già un paio d'anni che stiamo venendo a questa sagra, io, i bambini e la mia famiglia. Bene, ecco, secondo lei cosa si attende dal prodotto? La genuinità, penso, del prodotto. Siamo qui con un visitatore che sta provando praticamente una bistecca, vero? La parte finale. Ecco, lei da dove viene, mi scusi? Benevento. Ecco, ha scelto Chianche per assaggiare questa carne davvero squisita. Vivo a Chianche, quindi sono di casa. E al di là di questo, voglio dire, questa carne che è presentata dal macellaio di Chianchetelle. Merita. Merita, merita. Secondo lei com'è questa carne? Ottima. Ha una differenza rispetto alla carne quotidiana che lei mangia? No, perché la compro da lui, quindi. Perfetto, giustamente, ha ragione. Benissimo, signora, lei in effetti sta anche lei mangiando la carne, la bistecca di maiale. Com'è questa bistecca? Ottima, buona. Ottima, buonissima, merita. Ecco, lei da dove viene? Da Benevento. Benissimo, quindi ritiene che il macellaio di Chianchetelle è un ottimo e grandissimo macellaio. Verremo a fare spesa qui. Ecco, l'evento organizzato dall'ACLI comunque conferma legittima, giustamente, uno scopo molto importante, vero? Sì, noi veniamo ogni anno. Sì. Bene, quindi questo è il quarto anno che lei viene qui per assaggiare la bistecca di maiale. Sì, sì. Okay, grazie, grazie. Carissimi utenti, siamo qui in fila per assaggiare la carne genuina di Chianche. Buonasera, ecco, lei sta in fila. Cosa prenoterà questa sera?
Panino con la bistecca. La bistecca di carne, ecco, cosa si attende lei da questa bistecca? Che sia buona. Bene, lei da dove viene? Chianca, Scalo. Bene, il macellaio però è di Chianchetelle. Sì. Quindi vabbè, sempre di Chianche. È soddisfatto, insomma, la carne prodotta qui a Chianche. Sì, è buona, ottimo. Ok, bene, bene. Ecco, abbiamo... Ecco, buonasera. Lei cosa prenoterà questa sera? Nulla. E lei sta in fila? Per mia moglie. Il? No, scherzo, vedo, prendo un po' di carne. Un po' di carne, ecco. Cosa si attende lei da questa carne alla brace? Come? Cosa si attende da questa carne alla brace? Che sia buona. Ecco, abbiamo qui altri visitatori. Cosa prenoterà questa sera? Cosa prenoterà? Ecco, cosa ha prenotato? Il panino con la bistecca. Bene, bene. Ecco, lei da dove viene? Da San Giorgio del Sannio. Bene, è giunto fin qui per assaggiare la carne di Chianche. Lei ritiene che è molto buona, vero? Sì, sì, è molto buona. Ok, grazie. Altri visitatori, buonasera. Ecco, lei da dove viene? Da Avellino. Ecco. Bene, da Montemiletto. Avellino. Avellino. Ecco, ha scelto Chianche per provare carne alla brace. Sì, sì. Cosa si attende? Un livello medio-alto. Ok, lei invece, secondo lei, cosa assaggerà? La carne, ugualmente. Ecco, per mangiare qualcosa di diverso, vero? Sì. Perfetto, grazie, grazie. Siamo qui con alcune turisti, vero, provenienti qui, giunti a Chianche. Ecco, lei questa sera cosa prenoterà? Non ho ancora visto il menù. Vabbè, il menù prevede praticamente carne alla brace, agnello alla brace, bistecca alla brace, salsiccia alla brace, quindi tutto alla brace. Praticamente il macellaio di Chianchetelle, che ha prodotto l'organizzazione, è gestita dall'ACLI, dal circolo ACLI di San Felice. Qual è la sua opinione? Cosa prenoterà? Vediamo, una bistecca probabilmente. Una bistecca probabilmente. Lei da dove viene, mi scusi? Da Chianche. Ah, lei è di Chianche? No, sembrava che non fosse di Chianche. Benissimo, bene, bene. Quindi grande affluenza di pubblico, successo dell'evento secondo lei, vero? Grande? Grande successo, grande successo, benissimo. Facciamo un applauso a queste belle ballerine.